L'Abruzzo si tinge di blu e a Pescara, nella sala del Consiglio Comunale, il presidente FEI Italia Claudio Mazza ha consegnato le bandiere blu ai 14 sindaci interessati. Un onore per il primo cittadino di Pescara Masci, la bandiera blu per la città e il fatto di poter ospitare i suoi omologhi per condividere lo sventolare della bandiera. Oggi consegniamo anche la bandiera blu alle altre città che l'hanno ottenuta, c'è il presidente della fondazione della bandiera blu che viene a Pescara per consegnare le bandiere blu. Siamo veramente contenti per questa evoluzione che c'è stata negli anni e noi continuiamo a confermare la bellezza del nostro mare e della nostra spiaggia, soprattutto perché lo spazio bandiera blu si estende, perché oramai veramente abbiamo coinvolto tutto quanto il centro e ci manca solo la parte vicina al porto, dove il mare comunque è pulito, ma non ancora è in grado di ottenere la bandiera blu, perché ci vogliono anni per fare in modo che questo avvenga. Una bandiera blu condivisa anche con i balneatori. Sì, perché è merito loro anche questo risultato, perché loro con gli stabilimenti e con i servizi che danno sicuramente fanno fare il salto di qualità alla nostra città. C'è un grande lavoro dietro la bandiera blu del comune, dei balneatori, ma anche dei cittadini che hanno cominciato a fare la raccolta differenziata, hanno cominciato ad attenzionare alcune situazioni importanti. Presenti i sindaci di Alba Adriatica, Fossa Cesia, Francavilla al Mare, Giulianova, Martinsicuro, Pineto, Roseto degli Abruzzi, San Salvo, Scanno, Silvi, Tortoreto, Vasto, Villa Lago, il presidente FEI Italia Claudio Mazza. Poi, soprattutto, occasioni come queste, a differenza che la conferenza di maggio, quando in tutto il mondo vengono annunciate le località bandiera blu, i momenti più importanti sono questi, perché sono momenti di condivisione, perché bandiera blu è un riconoscimento non solo all'amministrazione comunale, ma a tutta la comunità, anche perché su un percorso come quello di bandiera blu, impostato al miglioramento continuo, se non fosse coinvolta la cittadinanza, quindi considerandola un obiettivo da raggiungere e da mantenere di tutti quanti, sarebbe estremamente in salita. 14 le bandiere blu per l'Abruzzo e ci sono anche i laghi. Sono 14 località, di cui due località sul lago di Scanno, quindi questo rappresenta comunque un forte impegno da parte delle località e dei sindaci.